Buonasera, numero speciale di Pro Teramo. Subito dopo Teramo Viterbese è finita con un pareggio 1-1, un pari che sta di beffa per un Teramo che ha dominato la partita, ha avuto tante occasioni da gol, era passato anche in vantaggio dopo aver sprecato un calcio di rigore, poi ha subito il gol del pareggio della Viterbese e ha accusato un po' il contraccolpo della rete siglata da Pacilli appunto sul calcio di rigore. Per il Teramo era andato in gol Pietro Cianci, al suo primo gol in campionato con la maglia biancorossa. Un vero peccato. Siamo pronti a raccontarvi la partita nei suoi dettagli, anche con le parole dei protagonisti. Io saluto subito nel nostro studio, nella pancia dello stadio Gaetano Bonolis di Teramo, Jacopo Forcella in compagnia di Francesco Di Francesco. Buonasera. Buonasera Andrea, buonasera, buonasera a tutti, buonasera Francesco. Tutti. Salve. Un po' abbacchiato. Più che abbacchiato... Indiavolato, già che si parla del Teramo. Indiavolato. Non mi capitava da molto tempo, nonostante gli ultimi anni di figuracce ne abbiamo visti, di partitacce ne abbiamo viste e di sconfitte ne abbiamo viste tante, ma dopo la partita di oggi la foto è quella che ha detto Andrea, un pareggio che sa di beffa, ma è una beffa atroce, perché il Teramo ha tenuto possesso palla, giustamente ci faceva notare. Vado subito, sì. No, prima restituiamo la linea così andiamo. Ah, giusto, sì, scusa. Ragazzi, riprendo la linea per dare i risultati, perché si è giocato e si sta giocando, sì. La giornata si sta sviluppando. Allora, vediamo i risultati delle gare di questo pomeriggio e anche delle partite che sono iniziate poco fa. Ecco la situazione. Allora, giocate nel primo pomeriggio Ternana-Regina 1-1 con le reti di Bresciano per la Regina e di Salzano per la Ternana, e poi Vibonese-Picerno 3-1, Vibonese in gol con Prezioso, Allegretti ed Emmausso, gol della bandiera di Nappello per il Picerno. Poi un'altra sconfitta interna per l'Avellino, che cade contro la Virtus Francavilla 0-1, rete di Perez, Virtus Francavilla che ha chiuso in 10 uomini per l'espulsione di Tiritiello. Poi 0-0 tra Bisceglie e Casertana, con due gol annullati alla Casertana. Paganese-Rende 5-1, e dunque fa davvero specie quel pareggio che il Teramo ha ottenuto contro il Rende sabato scorso. Il Rende crolla a Pagani, era passato in vantaggio con Scimia, poi le reti di Sbampato, doppietta di Dioppa, Alberti su rigore, Schiavino sul 3-1, espulso Germinio per il Rende, che dunque ha chiuso in 10 uomini. Teramo Viterbese 1-1 con le reti nella ripresa di Cianci e poi di Pacilli, l'ex aquilano, su calcio di rigore. Queste sono le partite già acquisite. Si stanno giocando altre 4 partite. Bari-Monopoli con il debutto di Vincenzo Vivarini nel Bari, neotecnico dei Galletti. Catania-Cavese, anche qui siamo sullo 0-0 come a Bari. Catanzaro-Rieti 1-0, vantaggio del Catanzaro, ed è un risultato tutt'altro che a sorpresa. E poi Potenza-Sicula-Leonzio 0-0. Vediamo la classifica con i risultati in divenire e quelli già acquisiti. Catanzaro che al momento agguanta in vetta la Ternana a quota 13 punti, la Regina a quota 12, Potenza 11, 10 punti per Viterbese, Monopoli e Catania, 9 punti per Casertana, Paganese, Virtus Francavilla e Avellino, 8 punti per Bari, Picerno, Bisceglie, 7 punti per la Vibonese, 5 punti per il Teramo con una gara da recuperare, 4 punti per la Cavese, 2 per la Sicula Leonzio, 1 per Rieti e Rende. Io torno subito a Teramo con l'avvertenza che abbiamo comunque le immagini a disposizione, quindi poi quando vogliamo possiamo ovviamente chiamarle e possiamo commentarle. A voi Jacopo e Francesco. Andrea, Francesca ha detto subito, sì, vediamo subito, le immagini. Anche perché ci segue da casa. Ok, allora, sì, assolutamente. Allora possiamo andare subito con le immagini. Sì. Possiamo andare subito con le immagini, grazie a Maurizio Daguin, regia, con l'assistenza di Samuele Mucci. Diciamo subito che c'erano dei ballottaggi, ma poi li ha sciolti Tedino, un po' come i colleghi della stampa, anche lo stesso Jacopo Forcella, Agna Cantagalli, avevano preventivato. Dunque in campo contemporaneamente Santoro e Lasic, che aveva messo in ballottaggio Tedino. In attacco il ritorno di Cianci dopo l'espulsione di Avellino, Cianci al fianco di Magnaghi, Bombaggi trequartista,
panchina per Mungo, Tentardini a sinistra preferito a Di Matteo. Formazione confermata anche per la viterbese di Lopez, con questo 3-5-2 con Markic, il difensore bosniaco oggi molto distratto, autore di diversi errori in disimpegno che hanno agevolato alcune delle azioni del Teramo. Chiaramente in attacco Volpe sostenuto da Pacilli, Volpe che non ha lasciato tracce e che sarà sostituito nel corso dell'intervallo. Qui siamo all'inizio della partita, ma come detto c'è subito dominio del Teramo, prima palla gol con Bombaggi che recupera dopo un errore proprio di Markic, prima un rimpallo e poi una conclusione in diagonale che finisce a lato. E qui siamo già a una potenziale svolta della partita, filtrante di Bombaggi per Cianci, contatto con Atanasov, Cianci probabilmente accentua un po' il contatto, va giù per il direttore di gara che è Garofalo di Torre del Greco, il calcio di rigore, va Magnaghi dagli 11 metri e c'è la respinta del portiere Vitali ed è il secondo rigore fallito in campionato dal Teramo dopo quello sbagliato da Bombaggi a Catanzaro. È parato dall'estremo del Catanzaro. Dunque due rigoristi diversi, due errori. Questo può essere un problema. L'unica volta che la viterbese si affaccia dalle parti di Tomei che esce sui piedi di Volpe, il tiro era stato di Enrico. Poi ancora tanto Teramo, la girata di Bombaggi dal limite con il sinistro. E poi ancora Teramo con la sponda di Magnaghi per la conclusione di Lasic dal limite dell'area. Colpisce male Richard Lasic, poteva fare sicuramente meglio. Insiste ancora il Teramo con l'appoggio di Lasic e poi la conclusione di Santoro, rimpallata, Cianci anticipa Vitali e va in rete, ma c'è stata la segnalazione di fuorigioco giusta perché Cianci al momento del tiro di Santoro era al di là della linea difensiva della viterbese, al contrario di Magnaghi che era invece in posizione regolare. E qui chiude il primo tempo questa conclusione di Cianci agevolata da un altro errore in disimpegno del difensore Markic della viterbese. E qui arriviamo dunque alla fine del primo tempo, 0-0 tra Teramo e Viterbese. Si torna in campo, subito una novità nella Viterbese con Ciulina al posto di Volpe, ma continua il Teramo ad attaccare. Qui dopo un altro errore di Markic, conclusione a ripetizione del Teramo con Bombaggi, con Lasic, con Arrigoni, poi l'azione si sviluppa sulla destra con un traversone di Cancellotti, torre di Cianci e conclusione di Bombaggi che finisce al lato. Siamo vicini al gol che arriva però al minuto 13 con una palla raccolta da Arrigoni, altro errore in disimpegno di Markic, Arrigoni verticalizza per Magnaghi, bravissimo in scivolata a prolungare per Cianci che di giustezza con il sinistro piazza la palla nell'angolo basso alla sinistra di Vitali. Una bellissima azione del Teramo in verticale, Magnaghi bravissimo in scivolata a toccare di fino per Cianci che anticipa tutti e con un colpo da biliardo manda il Teramo in vantaggio. Può sembrare in discesa la partita a questo punto, serie di cambi nel Teramo, c'è l'ingresso di Martignago per Cianci, nella Viterbese Lopez manda dentro Bianchi e Sviderkowski per Simonelli e Benzaia, c'è una punizione di Bombaggi al 21esimo con Cristini che sotto porta alza troppo la mira ed era un importante palla gol. E poi siamo al momento della svolta, il lancio di Pacilli bellissimo, elude la trappola dell'offside Ciulina che va giù nel contatto con Tomei che a mio avviso non c'è, o se c'è non è tale da diciamo così legittimare la concessione di un calcio di rigore. Pacilli, che aveva inventato il lancio in verticale, trasforma spiazzando Tomei, 1-1 realizzato dall'ex aquilano Mario Pacilli, e siamo dunque al minuto 26 della ripresa. Il Teramo accusa il colpo, c'è nel finale l'ingresso di Ilari e Mungo al posto di Lasic e Santoro, e proprio Ilari sarà protagonista di uno degli ultimi episodi, questa spinta alle spalle, e probabilmente dei tre rigori, dei tre episodi, questo era il più simile a un calcio di rigore rispetto a quelli concessi a Teramo e Viterbese nel corso della partita. Non accade più nulla, forcing del Teramo che però non è produttivo, ed è dunque il finale 1-1 tra Teramo e Viterbese. Abbiamo rivisto un po' tutto, torniamo nuovamente a Teramo da Jacopo e Francesco.
Eh sì, Andrea, insomma, anche noi abbiamo rivisto insieme a te le immagini, che sono abbastanza eloquenti. Poi Francesco adesso sì, e non rendono, non rendono neanche l'idea, esatto, della partita del Teramo da un punto di vista tattico e tecnico, di continuità di manovra. Tra un po' andremo ad ascoltare Tedino, Cianci e Tentardini, che sono venuti prima di te qui nella pancia dello stadio Bonolis. Anticipo per chi insomma ci segue, prima di ascoltare Tedino, che Tedino, quando si è seduto nel posto dove sei adesso tu, è venuto con il foglio che hai te in mano, dove ci sono alcune statistiche banali, semplicistiche della partita, che però rendono l'idea: 8-0 i corner, 12-3 i tiri, 56-44 il possesso palla. Questo insomma per farvi capire che è stata una partita che il Teramo ha condotto praticamente fino al calcio di rigore. E se vogliamo, Francesco, anche dopo aver subito l'1-1 da parte di Pacilli, dopo aver subito il pari, lo ha fatto, magari ha provato a tornare in vantaggio in maniera un po' più disordinata rispetto a quanto aveva fatto all'inizio, però diventa difficile poter rimproverare qualcosa a questa squadra stasera. Il peggiore in campo è stato l'arbitro, perché il rigore del Teramo, bisogna essere onesti, più no che sì, ma molto più no che sì. Questo perché cerchiamo sempre di essere obiettivi con la coscienza a posto. Il rigore del Viterbese io direi che non c'era, ma anche qui diciamo più no che sì, e quindi due errori e dell'arbitro peggiore in campo, ma anche del Guardalini, che per esempio sul rigore del Teramo, infatti i giocatori del Teramo sono andati dal Guardalini, il Guardalini aveva la visuale nitida, migliore, non c'era nessuno davanti a lui a 12 metri, 13 metri, e va bene. Il rigore, l'unico vero rigore, il fallo che avete visto su Ilari, l'arbitro non l'ha dato, anche lì l'altro guardaline, campo libero, alza la bandierina e si risolvono i problemi. Questo per dovere di cronaca, e per dire, appunto, ribadisco che l'arbitro è stato il peggiore in campo. Per ciò che è stata la partita, chi l'ha vista, ripeto, le immagini sono eloquenti fino a un certo punto, perché il Teramo ha dominato la partita nel primo tempo e per larghi tratti della ripresa, ha giocato molto bene, ha cercato la soluzione migliore per andare in gol in tutti i modi, con il fraseggio corto, con i lanci, con azioni che si sviluppavano ora sulla destra, ora sulla sinistra e a volte anche nella zona centrale. Ha avuto dalla sua, il Teramo, delle prestazioni da mettere in risalto. Comincio da Arrigoni, che sta a lui crescendo di partita in partita, un po' come tutta la squadra, un po' come si aspetta Tedino e come diceva Tedino in sede di presentazione di questa partita. Ha giocato molto bene anche il giovane Santoro. Lasic ha dimostrato che una volta che troverà le migliori condizioni è un giocatore che in questa categoria può fare la differenza, allo stesso modo come Bombaggi. Magnaghi, peccato per il rigore non realizzato, ma molto bravo sull'azione del gol. Quando si parlava in sede di conferenza stampa con Tedino per presentare Teramo Viterbese, si è parlato anche delle cosiddette palle sporche, dell'attaccante che va a cercare qualcosina anche quando la palla non sembra delle migliori per giocare, e lì appunto Magnaghi è stato bravo. Buona anche la prova, a mio modesto avviso, di Tentardini. Nel primo tempo lo si è visto di meno nella fascia sinistra, nella zona del settore dei distinti, perché il Teramo ha attaccato prevalentemente o con maggior continuità sulla zona di destra, ma non ha commesso nessun errore ed è stato anche bravo nel dare la palla di testa a Magnaghi sul gol poi di Cianci, molto bravo, molto molto bravo nell'azione del gol, davvero attaccante. Ti posso interrompere un attimo, perché la sensazione che ci lascia un po' questa partita, perché poi bisogna anche dare una spiegazione, se vogliamo, razionale a quello che abbiamo visto, e di razionale calcisticamente ce n'è ben poco. La sensazione è che se il Teramo avesse trovato subito il gol con quel calcio di rigore di Magnaghi, probabilmente forse avrebbe avuto più tempo da darsi per chiuderla la partita. Chi tira il prossimo, ragazzi? Può anche essere, sì.
Il prossimo non lo so, io penso Bombaggi o Magnaghi, uno dei due, se i rigoristi sono loro due. La storia del calcio è piena di errori sui calci di rigore, anche se raramente, ma Cristiano Ronaldo, per restare al calcio di oggi, secondo me lo tira a rigore. Un rigore, oppure a rigori, un rigore lo ha uno, forse anche di più lo ha sbagliato. Per andare in tempi non lontani, appena al 1990, ai mondiali con Baresi e Baggio sbagliamo due rigori nella finale con il Brasile. 94, nel 94 sbagliarono Serena e Donadoni. Bravo, nel 90 Serena e Donadoni, quindi stiamo parlando ha sbagliato nella sua vita qualche rigore, forse avrà sbagliato uno o due al massimo, ma un certo Diego Armando Maradona. Tutto questo non vuole essere come dire, una giustificazione all'errore, dal dischetto e di Bombaggi a Catanzaro e di Magnaghi oggi, ma è che i rigori si possono anche sbagliare. Peccato per il Teramo che, ripeto, subisce questo pareggio che ha il forte sapore della beffa, ed è, ci possiamo credo consolare un po' tutti, trovare più che consolazione, trovare forza e fiducia per il proseguo del campionato, per le prossime partite, con un Teramo che è in netta fase di crescita. È vero che ha sbagliato parte della partita di Rende, però oggi contro un avversario nettamente superiore, come tra breve sentirete Tedino, che ricorda che la Viterbese ha messo sotto, ma sotto di brutto, il Catanzaro prima e il Bari poi. Oggi il Teramo sul piano del gioco ha messo sotto la Viterbese, quindi è una squadra, così come ha detto più volte Tedino non più di 24 ore fa, è una squadra che lui si aspetta che cresca di settimana in settimana fino a trovare la migliore condizione. Adesso è il momento, perché se uno legge la classifica adesso è un po' preoccupato. Intanto c'è una partita da recuperare il 9 ottobre, e quindi già con esatto, però quella partita bisogna ancora giocarla e vincere. Oggi la classifica non rende merito al Teramo, che paga la pessima prestazione di Catanzaro la prima giornata, qualche errore di troppo ad Avellino e soprattutto la mancata vittoria di Rende. Però siccome la vita prosegue, il campionato prosegue, c'è solo da aspettare che il Teramo si confermi in fase di crescita, così come ha dimostrato oggi. Visto che l'hai nominato tante volte, Andrea, io direi di andarcelo ad ascoltare proprio Bruno Tedino, non senza prima ringraziare l'ufficio stampa della Teramo Calcio, Roberto Almonti, Marco De Antonis, che sono stati a nostra, veramente ci hanno agevolato il lavoro in maniera pazzesca questa sera. E allora io direi di andarci ad ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato poco prima di andare in onda, proprio con Bruno Tedino. Mister, dopo questo pareggio con la Viterbese diventa difficile anche per i numeri commentare una partita del genere, che è terminata 1-1, ma che probabilmente forse è la più incredibile che a cui abbiamo assistito in questo inizio di campionato. Beh, diciamo che da quando noi siamo a casa siamo migliorati molto per via delle condizioni del campo, no? Con le dimensioni, quindi siamo riusciti non più a lavorare su un campo, e ringrazio tutta la dirigenza del Torricella che ci ha ospitato in un campo bellissimo, in una situazione bellissima, purtroppo con dimensioni molto più ridotte. Quindi noi ci sentiamo a casa, stiamo lavorando bene, la squadra, io oggi gli ho fatto i complimenti, sono molto orgoglioso di allenare questo gruppo, molto orgoglioso, perché non è semplice quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo con grande entusiasmo, con grande spirito di sacrificio. Oggi abbiamo fatto anche qualcosa di importante, come mi ha detto qualcun altro, abbiamo lavorato sullo sporco, sul gol che abbiamo fatto c'è stata una grande rincorsa di Magnaghi, che ha vinto un contrasto in maniera veramente esemplare. E io sono soddisfattissimo di quello che abbiamo visto oggi in campo. Certo, non sono soddisfatto del risultato, perché delle volte succede anche succedono degli episodi che sono alquanto discutibili. Ecco, il calcio di rigore in avvio che sembrava poter indirizzare la partita, l'errore di Magnaghi, poi però il Teramo ha avuto la forza di comunque andare in vantaggio. Forse in quel momento c'è stata quella piccola ingenuità su quella palla lanciata da Pacilli dietro la difesa. Pacilli è un giocatore che ha un'inventiva, una tecnica, una rapidità di esecuzione esemplare. Ha visto questo attacco alla profondità in un centesimo di secondo, però vi garantisco che non c'è calcio di rigore. C'è proprio una cosa tipo quello che è successo in casa, dove Matteo Tomei si toglie, non c'è calcio di rigore, mentre riguardatevi bene, noi l'abbiamo già vista online, c'è alla fine un calcio di rigore su Hillary che è clamoroso. Cioè, io credo che in questo momento siamo un po' bastonati,
perché la prestazione di oggi è stata altamente qualitativa. Lo dicono i numeri: 8 calci d'angolo a 0, 13 tiri in porta contro 3, portiere nostro che non ha fatto una parata, possesso altissimo. Quindi io più di così alla squadra non posso chiedere in questo momento. Siamo a un buon punto, step dopo step riusciremo a colmare anche magari qualche lacuna che possiamo avere, però a ogni piccolo errore siamo castigati, a ogni piccolo episodio siamo castigati. Evidentemente dovremo lavorare ancora di più per eliminare anche questo tipo di episodio. Ieri hai detto in conferenza stampa: io voglio una squadra che sia una banda di ciclisti che guardano sempre avanti. Sì. È complicato guardare avanti già domenica senza leccarsi un po' le ferite dopo questa sera? È difficile, però proprio per questo motivo diventa importante avere il carattere. Quando io sento dire che la squadra non ha carattere mi girano le scatole, perché questo è tutto fuorché una squadra che non ha carattere. Ne ha molto, come il suo allenatore. Vengo dalla strada, sfido chiunque, non ho problemi con nessuno. Io sono fatto così, sono una persona che lavora per l'azienda alacremente, con volontà, con abnegazione e con grande competenza. Abbiamo visto questa sera, fino a questo momento, il miglior Teramo di Tedino? Beh, oggi credo che la squadra abbia fatto molto bene, sinceramente, sul piano del palleggio, sul piano del... Cioè, dobbiamo pensare che questa squadra qui viene da 3-1 a Bari e ha vinto quel Catanzaro 3-4 giorni fa. Non sembrava. E non sembrava una squadra così schiacciasassi, quindi c'è grande bravura da parte del Teramo, e questo deve essere un segnale che bisogna partire da qui e fare ancora uno step per poi arrivare ancora uno step per cercare di migliorare. Ripeto, noi in questo momento non siamo una squadra che può ambire a niente, ma se lavoriamo così forte e siamo sostenuti da moltissimo pubblico e anche da tutte le persone che ci stanno vicine, riusciremo a togliersi delle grandi soddisfazioni, ne sono convinto. Ti faccio una domanda su due singoli, perché non avevano giocato le ultime partite. Tentardini lo abbiamo visto già in palla, ma lo avevamo visto in palla anche nel precampionato. E il ritorno di Cianci, un ritorno, se vogliamo, anche al gol, che non fa mai male per un attaccante. Secondo me ha fatto un gran gol. Restare fuori dei giochi per quasi tre settimane non gli ha fatto certo bene, perché si è allenato, ma non avendo prima partita. Lui è uno di quelli che invece avrebbe bisogno del prima partita sistematicamente. Però sono contento di tutti i Tentardini, per me non è un problema. Ho dato un turno di riposo a Di Matteo perché viene da un anno di inattività, è un ragazzo che sta facendo benissimo e quindi cerco di dare più linfa a tutti questi ragazzi che meritano sicuramente un elogio. Dopo Rende si è detto: meno male tornare subito in campo con la Viterbese per dimenticarsi Rende. Adesso possiamo dire: meno male che si torna subito in campo. Siamo ancora più incazzati rispetto a Rende, perché perdere 4 punti così adesso obiettivamente dà fastidio, per quando si gioca male, tipo a Catanzaro che non abbiamo avuto praticamente niente. A Catanzaro abbiamo perso in maniera pesante e ci sta. Ad Avellino abbiamo giocato 64 minuti in 10, ci sta, però queste due partite qui veramente ci lasciano l'amaro in bocca, perché erano 4 punti veramente in più, meritatissimi. Ultimissima, tra qualche giorno si va a Monopoli, la trasferta non è facile, no. Però probabilmente lì vorrei vedere ancora di più, oltre al gioco, anche il risultato. Sì, devo vedere assolutamente il fatto che dobbiamo migliorare ancora magari in qualche particolare, in qualche dettaglio. Però la strada tracciata è quella giusta. Allora, andiamo a vedere la schermata, perché sono in corso le gare della serata e ci sono degli aggiornamenti. Prego la regia di andare con la sovrimpressione. Perché? Perché il Catania ora è sul 2-0. Proprio in questo momento è arrivato il gol del raddoppio. Anzi no, gol annullato a Di Piazza. Dunque si resta sull'1-0. La rete, quella buona, segnata da Lodi al 19°. Bari in vantaggio poco fa sul Monopoli con un calcio di rigore trasformato da Antenucci, dunque si mette bene per il Bari di Vincenzo Vivarini al debutto, 24 ore dopo la firma del contratto. Catanzaro avanti 1-0 con rete di Bianchimano, ex sogno di mercato del Teramo, sempre 0-0 tra Potenza e Sicula Leonzio. Di nuovo a Teramo, a voi. Sì, Andrea, avete sentito un po' le considerazioni di Bruno Tedino. Intanto diamo una notizia: la chiusura ufficiale della campagna abbonamenti superata quota 1000, 1064, dato ufficiale che ci è arrivato proprio dalla Teramo Calcio.
è un muro, quello dei 1000 abbonati. È un risultato storico. Che probabilmente il Teramo, forse solo in una circostanza, ha superato nell'era Malavolta, probabilmente. Sì, sì, non ricordo quanti, ma credo prima sia stato. Parlavamo con alcuni colleghi, 1100. Ma siamo veramente. Ma comunque, oltre 1000 abbonati, di poche tessere. È un successo enorme, così come è un successo di quasi 2400 spettatori di oggi, giornata feriale, sì, diciamo così, a conferma che si è ricreato con l'arrivo del presidente Iachini, con il lavoro e la costruzione della squadra, si è ricreato un entusiasmo che non si respirava da un po' di tempo. Quando Tedino ha detto ho ricevuto i complimenti anche da parte di qualcuno, non ha detto di chi erano i tuoi complimenti. Gli hai fatto i complimenti perché oggettivamente questa sera abbiamo visto una squadra. Poi lui si riferiva a quando in conferenza stampa ieri ho chiesto ma un attaccante che magari gioca la palla sporca, che sì, in alcuni frangenti, anche se non segna gol, però lo vedi. Lui giustamente ha messo in risalto la palla sporca, lì è stato bravo Magnaghi sul recupero di Arrigoni, che poi in realtà è una cosa su cui il Teramo ha lavorato in questa settimana, ma ci lavora già da un po' di tempo, per avere quella pressione, la pressione alta, il recupero di Arrigoni di testa verticale, subito verticale Magnaghi, verticale il tiro di Cianci, che poi ascolteremo già che siamo, siamo parlando del gol di Cianci, che a mio modesto avviso è un gol da attaccante navigato, esatto, dai, attaccante di razzo, sia da dentro l'area sa farsi rispettare, quindi ancora complimenti a Cianci e auguri per l'arrivo della prima figlia. Siccome già ho sentito dire anche nell'intervallo ma ci manca l'attaccante che fa gol, ci manca chi finalizza, ci manca allora qui sta parlando uno che fino a qualche settimana fa più volte ha detto che Infantino non andava tolto, però adesso è un capitolo chiuso, punto a capo, perché Cianci oggi ha giocato bene, perché Magnaghi al di là del rigore sbagliato ha giocato bene, perché le possibilità, le credenziali di questi giocatori in fase realizzativa ci sono. In più c'è che se uno ha fiducia in Tedino, e io ribadisco ancora una volta ho grande fiducia in Tedino e di conseguenza in questa squadra, e Tedino giustamente predilige giocatori attaccanti di manovra, con determinate caratteristiche come quelli che abbiamo, perché come tanti allenatori nella storia del calcio io preferisco ricevere 5-6 giocatori che magari mi segnano 5-6-7 gol a testa, invece di avere un giocatore che poi mi fa 20 gol. C'è chi la pensa diversamente. Se uno ha fiducia in Tedino deve avere fiducia anche in questi giocatori, anche perché oggi il pareggio certamente non è arrivato perché il Teramo ha giocato male, ha giocato molto bene, e non è arrivato perché manca l'attaccante che fa gol. Cianci alla prima partita in casa ha segnato, e ha segnato un gol da attaccante d'area di rigore, da attaccante bravo, e anche qui ci sono le credenziali perché posso continuare a fare bene. Peraltro, poi lo sentiremo tra un po', dobbiamo andare in pubblicità, quindi ci dobbiamo fermare, però Cianci nell'intervista che ci ha rilasciato qualche minuto prima di andare in onda ha ricordato un po' l'espulsione di Avellino, ci siamo un po' tornati, ha raccontato un po' come sono andate le cose, quindi Andrea per il momento ti restituisco la linea per poter andare in pubblicità, pronti dopo la pausa a riprendere la linea qui dallo Stadio Bonolis. Certo, non ci sono aggiornamenti in Serie C, possiamo allora andare in pubblicità. Rientriamo, prima di tornare a Teramo, subito la schermata della Serie C, perché stanno finendo i primi tempi delle partite di questa sera. Allora, Bari-Monopoli sempre 1-0 con il rigore trasformato da Antenucci, Catania-Cavese 2-0, questa volta il gol di Piazza è stato convalidato, dunque in precedenza aveva segnato ma gli era stato annullato, quindi si va all'intervallo al Massimino con il Catania di Camplone in doppio vantaggio, Lodi e Di Piazza i marcatori, Catanzaro-Rieti 1-0 rete di Bianchi
Bianchimano, Potenza Sicula 0-0, si sta giocando solo a Bari, sugli altri tre campi siamo all'intervallo. Di nuovo a Teramo per continuare ad analizzare questa serata, se vogliamo sfortunata, del Teramo, dove però sono arrivati segnali incoraggianti sotto il profilo del gioco, perché probabilmente è stata la miglior prova stagionale del Diavolo. A voi. Oh, perfetto. Francesco, ieri Tedino in conferenza stampa aveva detto bisogna aumentare il numero di perché minuti. Ha pareggiato il Monopoli. Ha pareggiato il Monopoli proprio poco prima dell'intervallo. A voi. La tua faccia è tutto un programma, perché il Monopoli sarà il prossimo avversario del Teramo domenica pomeriggio, proprio in trasferta. Aveva detto bisogna aumentare il numero di minuti in cui la partita la facciamo noi e diminuire il numero di minuti in cui la partita la subiamo, spesso perché o siamo superficiali come arrende o, ci aggiungo io, subiamo il contraccolpo come stasera del pareggio. Mi pare che almeno sotto questo punto di vista la missione sia compiuta, nel senso che mentre arrende dopo il pareggio si è visto un Teramo in bambola, questa sera invece, seppur con parecchia confusione, però il Teramo si è rimesso zaino in spalla a ricominciare a manovrare per trovare di nuovo il vantaggio. Anche perché questa sera avevi di fronte la Viterbese e non il Rende. Viterbese che è un'ottima squadra, la ricordavamo prima perché lo hanno ricordato tutti, che ha messo sotto di brutto il Catanzaro e prima ancora il Bari a Bari. Il Teramo anche dopo l'1-1 si è ripreso subito, si è visto che non si è demoralizzato, ha provato a vincere la partita, non ci è riuscito, ma ripeto, bisogna anche capire che dalla parte opposta, per esempio sul gol della Viterbese, al di là di un posizionamento non ideale, qualcuno diciamo ha perso così, della difesa, il taglio però, di Cellina, però io credo che se dalla parte opposta ci fossero stati due giocatori del Teramo con il lancio di Pacilli, magari fatto da Arrigoni, e con il taglio del giocatore della Viterbese, avremmo parlato di una grande giocata. Quindi riconosciamo anche i meriti dell'avversario. La Viterbese lì sono stati bravi. Non so se sei d'accordo che la sensazione questa sera è stata di una Viterbese un po' deludente, molto deludente, gioco non se n'è visto, noi ci aspettavamo formazione con il 3-5-2 che riuscisse a ripartire una volta conquistato il pallone, che si difendesse basso, lo immaginavamo, che poi riuscisse a ripartire anche, però invece questa sera niente di tutto questo, anzi a un certo punto, come ha detto Andrea, c'è stata un'azione con quattro tiri consecutivi verso la porta e un ribattuti dal muraglione messo su dalla Viterbese. Qui subentrano secondo me i meriti del Teramo, perché non ha permesso alla Viterbese di mettere in mostra il suo gioco di rimessa o anche manovrato quando è in possesso di palla, come gli è riuscito in altre partite e come si sa che è in grado di fare. Quindi sotto questi aspetti il Teramo è stato bravo a tenere il possesso di palla, ma a difendersi quando si doveva difendere bene e a ripartire poi con delle buone azioni, con un'ottima disposizione tattica e con delle giocate anche dei singoli. Ci sono state in alcuni momenti delle triangolazioni in spazi ristretti con 4-5 passaggi consecutivi. Se questo non significa giocare bene, chiamatemi, ci vediamo insieme le partite di Serie A e di Serie B e vediamo quante squadre, al di là della forza dell'avversario, mettono in mostra un determinato repertorio. Questa sera il Teramo ci è riuscito. Adesso a Monopoli vedremo, ma è un'altra partita. Intanto giochi fuori casa, giochi con un avversario altrettanto forte come la Viterbese, forse anche più. Sta pareggiando a Bari, bisogna vedere come finirà questa partita. E quindi domenica ha distrutto il Catania, tanto per non andare lontano, insomma, e fino a prova contraria il Catania è una delle cinque squadre da tutti accreditata
per l'organico, per il passato dei singoli giocatori, per lottare per, la, certo. Per, la, per il primo posto, per la Serie B, per evitare i play-off, dove sono... è una lotteria, i play-off può succedere di tutto. Oh, ci andiamo ad ascoltare il primo gol di Pietro Cianci in maglia biancorossa, lo andiamo ad ascoltare nell'intervista che abbiamo realizzato. Pietro, il mister ha detto un po' sorridendo, non dire che era uno schema quel gol che è arrivato, però possiamo dire che a livello di grinta allora era uno schema, perché il recupero alto, la verticalizzazione di Magnaghi e l'attacco alla profondità di Pietro Cianci. Sì, sì, è stato bravo, non so se era Simone. Sì, Magnaghi. Sì, no, quello che ha recuperato palla. Poi l'ha servito Simone e poi è stato bravo Simone a metterla in mezzo, per fortuna ero da solo e sono riuscito a metterla dentro. Come hai vissuto queste due settimane, insomma, dopo la squalifica di Avellino? Innanzitutto ci vuoi tornare un attimo, che cosa è successo in quel parapiglia? No, era successo che avevano fatto fallo e c'avevo uno sopra di me che continuava a darmi calci. Io volevo spostarlo da sopra e lui si è buttato giù toccandosi il viso. L'arbitro mi ha dato cartellino rosso. Non ti nascondo che queste due settimane le ho vissute, cioè ero giù di morale, perché non era da me fare, cioè, una cosa del genere. Poi è avvenuta anche la sconfitta e quindi sono stato doppiamente male. Però tornare con il gol, che cosa vuol dire? No, è una sensazione bellissima, anzi ringrazio anche il mister che mi ha dato l'opportunità di farmi partire dall'inizio e va bene così. Il calcio di rigore, fallo proprio su di te nel primo tempo, poi se ne è incaricato Magnaghi. Era una cosa già studiata, immagino, il rigorista, perché di solito magari l'attaccante che prende il calcio di rigore vorrebbe anche andare. No, avevo fatto già uno sbaglio in passato togliendo la palla dal rigorista e oggi il rigorista era Simone il primo, quindi era giusto che lo calciava lui. Poi vabbè, l'ha sbagliato, ma non è un problema, lo sbagliano anche i grandi campioni, quindi non vedo nessun problema. Pietro, che cosa vuol dire per il Teramo fare una partita con così tanto dominio, creare anche alcune occasioni da gol, magari non come rende ma tante, e non riuscire a portare a casa il risultato pieno? Come si esce fuori da una partita del genere? No, sicuramente ora c'è un po' di rammarico, però secondo me, cioè anche ora fine partita abbiamo parlato nello spogliatoio, secondo me e secondo noi siamo sulla strada giusta, cioè stiamo migliorando anche in concetti che ci chiede l'allenatore durante la settimana, dobbiamo stare alti, infatti è nata anche l'occasione del gol, sul gol mio, che siamo stati bravi a recuperare una palla alta, servire Simone l'ha messo in mezzo, ha fatto gol. Poi ora è un periodo che ci capita così, che anche oggi la Viterbese come rende non hanno fatto un tiro in porta, è un rigore molto dubbio, ci ha penalizzato. La strada giusta arriva dalle tue parti, arriva in Puglia, arriva a Monopoli, dove il Teramo però affronterà una trasferta complicata. Ecco, dopo due turni sulla carta semplici, adesso la trasferta è di quelle toste, perché il Monopoli è squadra attrezzata, che ha fatto vedere anche con il Catania quanto vale, però questo Teramo ha fatto vedere di poter mettere sotto anche le grandi. Sì, sì, non bisogna, in Lega Pro specialmente, non bisogna mai sottovalutare l'avversario, cioè l'abbiamo visto con il Rende che oggi mi sa che ha preso 5 gol, purtroppo la Serie C è questa, lo sappiamo che il girone C è un girone tosto, ma siamo sulla strada giusta e vedrete che ci toglieremo tante soddisfazioni. L'ultimissima, il primo gol in biancorossa, a chi lo dedichi? No, sicuramente a mia figlia e alla mia famiglia. Grazie Pietro. Allora, auguri anche per la primogenita di Pietro Cianci. Uno dei passaggi della conferenza stampa di ieri di Bruno Tedino ha riguardato una tua domanda proprio su Pietro Cianci e sul modello di attaccanti che è il Teramo. Tu gli hai chiesto: Cianci e tutti i nostri attaccanti sanno che stiamo in un girone complicato, dove quella cosa che ha raccontato adesso Cianci di Avellino è quella alla quale io mi riferivo, sì. E Tedino ti ha detto sì, lo sanno che il girone a livello ambientale e si abitueranno, sia Cianci in una provocazione del genere sicuramente non cadrà più, perché lì lo si è visto, insomma, il giocatore, ci sono giocatori
bravi, bravi tecnicamente, che però fanno anche dell'agonismo, della determinazione, magari anche di una punta di cattiveria, passatemi questo termine, e di un accenno di provocazione, a tutte armi vincenti. E in questo campionato, in questo girone, quando si parla del girone sud, capitano cose del genere. Ecco perché io poi ieri con Tedino ho messo il dito nella piaga per questo episodio. Ossia, noi abbiamo tutti giocatori tecnicamente molto bravi, abituati in altri gironi dove si incontrano ugualmente magari avversari e difensori forti, però forse con quel pizzico di malizia, ecco, per non dire di cattiveria, in meno rispetto a quelli a molti, moltissimi difensori di questo campionato. Andiamo ad ascoltare Tentardini. Scusate, prima di andare a sentire il prossimo contributo, vi interrompo perché do una notizia appena giunta, anche se non riguarda il girone del Teramo, però fa specie, perché la Feralpi Salò ha appena silurato, è il caso di dire, il suo allenatore Damiano Zenoni e il vice, che poi è il fratello Cristian Zenoni. La Feralpi, che molti tifosi del Teramo ricordano nel girone B, dove è tuttora sistemata, ma ora il Teramo fa un altro girone, ha perso in casa 3-1 contro il Fano. La Feralpi è una squadra impressionante per qualità della rosa, dunque sconfitta senza attenuanti, e il tecnico Damiano Zenoni è stato appena silurato insieme al vice e fratello Cristian. Volevo dare questa notizia che è appena giunta in redazione, poi Jacopo, se non sbaglio, possiamo andare ad ascoltare un altro contributo. Sì, peraltro 3 gol del Fano, ti rassicuro, non ha segnato stavolta Riccardo Barbuti, e so che è una cosa che ti fa sorridere. Andiamo ad ascoltare Tentardini. Andrea sorride, sappiamo che... Beh sì, anche perché Barbuti qui da noi, insomma, con tutta la buona volontà che ci metteva, l'impegno... pochino. Molto poco. Ascoltare Tentardini, che questa sera ha giocato al posto di Matteo, con un'avvertenza. Io, devo dire la verità, forse per assonanza con Piacentini, l'ho chiamato per tutta l'intervista Matteo, ma Tentardini si chiama Alberto. E quindi gli chiedo venia in diretta. Il ragazzo educatamente ha fatto finta di niente, giusto? Finta di niente. Lo dico adesso in modo che poi non diranno: ah, l'hai chiamato come non si chiama. Sì, effettivamente sì, non so perché Piacentini è Matteo, allora mi è venuto Tentardini Matteo. Ascoltiamo Alberto Tentardini. Dal primo minuto era un po' nell'aria questo impiego da parte di Tedino. Ti posso chiedere innanzitutto quando l'hai saputo. L'hai saputo oggi? È stato bravo il mister a tenerlo segreto, oppure già dalla rifinitura avevate scoperto qualcosa? No, già dalla rifinitura si riesce a intuire la formazione titolare e sì, diciamo, me lo aspettavo, anche perché stiamo lavorando tutti bene, soprattutto io di Matteo, e ci sta alternando molto. Sono molto contento dell'interesse e dello spazio che mi dà il mister, quindi bisogna solo continuare ad andare avanti e a lavorare sempre di più. Contento dello spazio, un po' meno però per il risultato. E altra serata come il pomeriggio di Rende, in cui il Teramo crea tanto, merita di vincere, però poi non riesce a portare a casa i 3 punti. Come si esce, Matteo, da questa situazione? No, diciamo che la delusione è forte, anche perché abbiamo fatto una partita, possiamo dire, perfetta, perché non abbiamo mai subito un tiro in porta in 90 minuti. E io parlo principalmente dalla partita di questa sera, che l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi, sempre aggressivi, sempre a metterli là, e infatti abbiamo trovato il vantaggio. Poi questo episodio molto dubbio, e poi dopo il calcio è fatto di episodi. A proposito di episodi, l'azione che porta al rigore dell'1-1, prima il mister ha detto Pacilli è un giocatore che ha un sinistro con fantasia, con intuito. Forse avete lavorato un po' male con la linea difensiva, quel pallone a scavalcare che ha trovato Culina. Sì, diciamo che c'è sempre un errore da qualche parte quando succedono queste cose. C'è da considerare anche la bravura degli avversari, perché comunque ha messo una palla perfetta, l'attaccante ha attaccato bene lo spazio. L'unica cosa è che appunto la palla era, diciamo, verso fuori e stava uscendo, l'attaccante quando ha visto che non ci arrivava più si è lasciato cadere. Teri da quelle parti. Sì, no, io l'ho visto benissimo, e poi l'abbiamo rivisto in spogliatoio e non era assolutamente calcio di rigore.
E senti, il mister prima di sedersi poco fa prima di te ci ha lasciato questa statistica: 8 corner a 0, 12 tiri a 3, 56 a 44 di possesso palla. Non manca nulla a questa squadra, probabilmente solo rendere concreto questa supremazia. Sì, diciamo che questo è, diciamo, un passo avanti, ma allo stesso tempo un punto di partenza dal quale noi dobbiamo partire, perché siamo una squadra forte, con giocatori forti, con un organico completo, e la partita di oggi lo ha dimostrato. Domenica si torna subito in campo e la trasferta è di quelle complicate, perché il Monopoli ha già dimostrato nelle scorse settimane di poter essere un avversario tosto. Un Teramo meno bello ma vincente va bene uguale. Ah, l'importante sono i tre punti, però è un campionato che stiamo vedendo molto strano, risultati strani, dove le favorite non sono le favorite, quindi bisogna crederci in tutte le partite, sia con le più grandi che con le più piccole, perché non si sa mai. Non avere un ammazza campionato, mettiamola così, è un vantaggio per chi, per esempio, come il Teramo, deve inseguire, seppur con una partita in meno. Sì, sì, diciamo che questo è un punto a nostro favore, però possiamo, come abbiamo visto, si può fare risultato con le grandi e perdere qualche punto con le più piccole, tra virgolette. Bisogna ogni partita, bisogna interpretarla come abbiamo interpretato questa, e presto o tardi i risultati arriveranno. Era l'intervista ad Alberto. Ah, già si parlava di Monopoli, qua di un po' dietro le quinte. Di Monopoli avevi già ristorante di Gabriele Lanci vicino Polignano al mare, va bene, siamo fuori regione, però insomma va bene. Se ne è passato un po', se ne sta passando l'incazzatore, è passata, siamo a qualche minuto dal triplice. Intanto il gol del pareggio del Monopoli l'ha segnato Jefferson, che è un ex biancorosso e magari si sta preparando. Jefferson ha segnato per il Monopoli. Vabbè, ma ho capito che di tanto in tanto tutti questi ex giocatori attaccanti del Teramo che negli ultimi 4 anni sono stati qui e non hanno lasciato nulla, e questo ogni tanto un gol fa di fare, una volta Barbuti, una volta Jefferson, una volta Condò, o l'anno scorso Tulli ha fatto i gol in Serie B, va bene. Eh sì, ripeto, in serie C e ora gioca titolare in Serie B Tulli, titolare nel Trapani. Scusami, bravo, esatto. Sì. In Serie B gioca titolare Panico, Sì, ieri sera ha giocato al Pier Cesare Topolato, esatto, proprio contro il Pescara. Però ripeto, ancora non si può dare pace che Tulli qui non andò bene, così come lui era il primo a credere, perché visto che siamo praticamente in chiusura, diamo uno sguardo al prossimo turno, perché la trasferta è vero sì che è complicata ed è inutile girarci intorno, però è anche vero che prima o poi la ruota della buona sorte potrebbe iniziare a girare anche oggi, per il Teramo. Diciamo che con un pizzico di buona sorte, come giustamente hai detto tu, la partita si poteva portare in porta e avere due punti in più. Certo che se guardi la classifica e pensi che hai buttato due punti a Rende, quelli gridano soprattutto vendetta, perché poi il pareggiare in casa, anche se la prova è stata ottima, eccolo qua, con i due punti di Rende stavi a 7, con i due punti di oggi, perché oggi meritava ovviamente di vincere, 9. Stavi a quota 9 con una partita da recuperare, che però non lo diciamo perché quella è una partita che la devi giocare, anche se l'avversario il 9 ottobre si chiama Sicola Leonzi, ma a quota 9 stavi in una botte di ferro. Però ha ragione Tedino, con calma un po' alla volta arriverà il Teramo, dove tutti si augurano, in una posizione di classifica, diciamo, medio-alta, per recitare un ruolo importante in questo campionato e soprattutto per costruire e cominciare a pensare già alla squadra del prossimo anno, perché quest'anno sono state gettate le basi per disputare un buon campionato quest'anno, ma un altro anno non sarà necessario acquistare di nuovo 22-23 giocatori. Ti faccio una domanda, veramente in chiusura, quella che ho fatto prima a Tentardini. Sarebbe auspicabile un Teramo anche meno bello ma vincente, ma secondo te è un approdo a cui questo allenatore lavorerà e soprattutto riuscirà ad arrivarci, oppure pensi che comunque perseguirà la strada che abbiamo visto in queste settimane, aspettando che quella strada dei risultati? Sì, per quello che ci dice Tedino, lui
proseguirà nella strada per portare la squadra al miglior rendimento, per quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, per quei 3-4 giocatori che possono illuminare la partita da un momento all'altro. Velocemente Arrigoni e Bombaggi ne nomino due, ma ce ne sono, ripeto, altri di ottimo livello. Lui proseguirà nel far crescere la squadra, nel far crescere i singoli, perché con la crescita dei singoli ci sarà verosimilmente la crescita della squadra. Migliorerà la condizione atletica, ma miglioreranno le giocate da un punto di vista tecnico e l'assetto tattico della squadra. Francesco, io ti ringrazio, è stato un piacere passare questa serata un po' delocalizzata. Io ringrazio Loris Bennato all'assistenza tecnica, fantastico anche oggi. Ringrazio ancora una volta l'ufficio stampa della Teramo Calcio, Roberto Armonti e Marco De Antonis, per averci messo a disposizione praticamente a tempo di record, sia Tedino che i due tesserati. Andrea, a me non resta che riconsegnarti definitivamente la linea, ovviamente dando appuntamento a martedì prossimo. Torniamo nel giorno canonico, l'orario era alle 21 anche stasera, però torniamo nel giorno canonico, saremo due giorni dopo dalla trasferta di Monopoli, vedremo come andrà a finire, basterebbe anche un Teramo più brutto ma con i tre punti in saccoccia. A te Andrea. Grazie Jacopo, grazie a Francesco Di Francesco. Visto che abbiamo teoricamente qualche altro minuto, ne approfittiamo per chi si fosse perso la sintesi di inizio trasmissione. Riproponiamo le immagini salienti della partita. Può procedere la regia con Maurizio da qui. Possiamo vedere le immagini, eccole qui. Dunque Teramo che si è presentato all'appuntamento con Bombaggi trequartista alle spalle delle punte, Cianci di rientro dopo la doppia giornata di squalifica, e Magnaghi, e poi con Santoro e Lasic contemporaneamente in campo, Mungo in panchina. 3-5-2 per la Viterbese, gara che il Teramo domina da subito. Uno dei tanti errori di Markic propizia la conclusione di Bombaggi al terzo minuto, palla al lato, poi c'è questa azione, un anticipo di testa su Cianci, siamo a quello che può essere il primo momento svolta della gara, filtrante di Bombaggi, Cianci va giù nel contatto con Atanasov, il rigore effettivamente sembra generoso, lo concede il direttore di gara Garofalo di Torre del Greco, accentua la caduta Cianci, calcio di rigore sul dischetto dopo l'errore di Bombaggi a Catanzaro, va Magnaghi, il suo tiro, ma intuisce la conclusione Vitali che si distende sulla sua destra e respinge. Dunque due calci di rigore in campionato per il Teramo, entrambi falliti, il primo da Bombaggi a Catanzaro, il secondo da Magnaghi questa sera contro la Viterbese che si fa vedere con questo tiro smorzato di Enrico, poi Tomei esce sui piedi di Volpe che non lascerà grandi tracce in questa partita, sarà sostituito all'intervallo, poi un errore questa volta di Besea, la girata con il sinistro di Bombaggi, attivissimo, già fulcro del gioco del Teramo, palla al lato, sponda di Magnaghi, destro di Lasic, colpisce male il giocatore ex Avellino, e poi siamo al colpo di destra centrale di Cianci, ma era in posizione di fuorigioco, questa è un'uscita sicura di Vitali, siamo poco oltre la mezz'ora nello svolgimento degli highlights, questo è un gol annullato a Cianci per fuorigioco che c'era al momento del tiro di Santoro, deviato da un giocatore della Viterbese, Magnaghi era in posizione regolare, Cianci era al di là, lui a giocare il pallone e a segnare, dunque giusto l'annullamento del gol, poi questo tiro dalla distanza di Enrico per la Viterbese e poi un'altra palla gol per il Teramo con una conclusione di Bombaggi dalla distanza, soprattutto qui Cianci che non approfitta di un altro errore in disimpegno di Markic e tira al lato con il sinistro. Siamo nella ripresa e siamo al momento del gol del vantaggio, 59esimo minuto, Arrigoni verticalizza per Magnaghi che prolunga benissimo di giustezza per Cianci che con un colpo da biliardo con il piatto sinistro piazza la palla nell'angolo, primo gol in campionato per Pietro Cianci, bravo Magnaghi in scivolata a dosare questo pallone perfetto, bravissimo anche Cianci, anticipa tutti e con estrema precisione batte Vitali in uscita. Può esultare il pubblico biancorosso, sembra il momento che
Da il là alla vittoria del Teramo, sembra la strada in discesa, c'è questa palla gol per Cristini su assist di Bombaggi, invece no, perché Pacilli inventa dal nulla questo lancio in verticale per Ciulina, che nell'intervallo aveva sostituito Volpe. Ciulina va giù nel contatto con Tomei, era partito in posizione regolare, ma anche questo è un rigore a dir poco generoso, non sembra neanche esserci il contatto tra Ciulina e Tomei. Pacilli, l'autore del lancio per lo stesso attaccante della Viterbese, spiazza Tomei, l'ex aquilano va a segno e realizza il gol del pareggio, che poi sarà anche il pareggio definitivo, l'1-1, la rete di Mario Pacilli. Buona la sua partita. Questi i tifosi della Viterbese presenti al Bonolis. Teramo che accusa questo gol, va in forcing, ma è un forcing un po' confuso. Il Teramo in meglio lo ha dato fino al gol dell'1-1. Entra anche Ilari e qui è protagonista di questo episodio, una spinta, e questo sembra più rigore dei due che sono stati concessi a Teramo e Viterbese, spinta che è sembrata evidente, invece il direttore di gara ha fatto proseguire. Continua il forcing del Teramo, ma anche in questo caso in mischia c'è un fallo di un giocatore teramano, e insomma la squadra di Tedino deve accontentarsi di questo pareggio 1-1, e domenica trasferta a Monopoli. E noi finiamo qui questo appuntamento speciale con Proteramo, che tornerà martedì prossimo con orario canonico alle ore 21 e con Jacopo Forcella in conduzione. Grazie in regia Maurizio Daguì, all'assistenza di Samuele Mucci. Io vi auguro una buona serata.